Carissimi amici, allora è il nostro primo discorso sul nuovo canale e è un discorso veramente che voglio spiegare un po', perché normalmente voi sapete quello che faccio io, che è prendere la Torah, prendere quello che è il nostro discorso con la parasha. Ma in questo momento, ecco, con questo canale, voglio andare un po' più avanti perché voglio discutere attualmente quello che è scritto nello Zohar. Io ho il Zohar Soncino, che è il Zohar attuale tradotto in inglese. Io lo ho tradotto e quelle parti che noi abbiamo bisogno l'ho tradotto in italiano. Potrebbe darsi che non è esattamente, ma penso che è abbastanza buono per capire tutto quello che abbiamo bisogno. Allora, il discorso della parasha Miketz ovviamente è il discorso della interpretazione dei sogni e quello che vuol dire un sogno. La Torah non fa una vera spiegazione, quello che viene è un discorso su quello che sta facendo Yosef. Prima sta parlando di uno che va a vivere, l'altro che va a morire. E tutti e due sogni sono gli stessi sogni, ma portano diversi risultati. Allora, il discorso dei sogni è un discorso abbastanza importante e la Kabbalah, il Zohar, parla di questo e io vado a leggere quello che dice il Zohar e dopo ne parleremo. Dice il Zohar con queste parole: abbiamo imparato che quando un uomo ha avuto un sogno, deve sfogarsi di esso prima con uomini che sono i suoi amici, in modo che essi dovrebbero esprimere a lui i loro auguri e dare espressione alle parole di buon auspicio. Il desiderio, che è pensiero, è l'inizio di tutte le cose ed enunziato è il completato. E così un simbolismo profondo sarà in questo modo sono stati effettuati e tutto sarà stato fatto bene. Così gli amici di un uomo dovrebbero affermare una buona interpretazione e così tutto andrà bene. Vediamo allora che Dio comincia ad ogni uomo per mezzo di sogno del grado e tonalità di colore conferme al grado e tonalità di coloro dello stesso uomo. Quello è importante a discutere per un momento. Allora, due cose. Il desiderio,
che è il pensiero e inizio di tutte le cose. Che vuol dire? Il desiderio di un uomo e il suo pensiero è l'inizio di tutte le cose. Vuol dire, se una persona sta pensando bene e il suo desiderio è per il buono, quello che è il completamento è ovviamente la parola. Quello vuol dire che prima che hai un pensiero, dopo hai la parola che esprime il pensiero. Ma prima di tutto questo hai il desiderio. E così un simbolismo profondo sarà in questo modo, o bene o male. Vuol dire, se tu pensi bene, l'effetto sarà buono. Se tu pensi male, l'effetto sarà male. Allora, tu devi andare con il tuo sogno solo ai persone che ti vogliono bene, che ti vogliono dare un augurio per un buon auspicio, invece di una persona che va a pensare male. E allora con il suo pensiero male ti va a dare anche a te un auspicio male. Così gli amici di un uomo dovrebbe affermare una buona interpretazione, e così tutto andrà bene. Abbastanza facile di capire, vero? E allora è importante di non discutere i sogni con una persona che tu non sai dall'inizio che ti vuole bene e va a prendere il sogno con il suo desiderio buono, e dopo ti dice: auguri, hai fatto un bel sogno. E dopo c'è un grande discorso, un discorso molto importante. Vediamo allora che Dio comincia ad ogni uomo per mezzo di sogni del grado e tonalità di colore conforme al grado e tonalità di colore dello stesso uomo. Allora, che vuol dire? Che in un sogno quello che ti arriverà è il colore e la tonalità del colore di quello che sei tu. È un concetto molto molto difficile da capire, ma molto facile. Perché se tu sei una persona buona e va a dormire con i pensieri buoni, e ti metti nelle mani dell'albero della vita, di cui viene tutto il bene, invece dell'albero della morte, di cui viene tutto male, quello che è il tuo sogno è quello che ti va, allora, venire fuori è quello che tu metti dentro. Vuol dire, se tu sei una persona per bene, con i pensieri e i desideri buoni, quello che ti viene è che la parte
buona e gli spiriti buoni ti vanno a accompagnare, e se ti risvegli, l'anima comincia a darti quello che tu hai visto. Vuol dire l'uomo ingiusto, e leggo dal Zohar, l'uomo ingiusto è quindi mostrato sogni felici, ma non sono di verità, in modo da farlo andare più lontano fuori dal percorso della verità. Infatti, poiché si era avvicinato alla retta via, lo contaminando, l'altro, come chi si propone di purificarsi, è purificato da sopra, e chi si propone a contaminarsi è simile contaminato dall'altro, dell'alto. Quello vuol dire, in termini molto molto facili, che quando una persona si mette a dormire e ha fatto i suoi preghieri e si avvicina e si aggrappa all'albero della vita, quello che gli viene durante il sogno è la tonalità e il colore di chi è lui. I sogni non vanno andare male. I sogni invece vanno andare bene, vanno a purificarlo e vanno dare a lui la sensazione di buono quando lui si sveglia. Invece una persona che ha fatto o non ha fatto delle cose buone e non è degno a salire, vedere le cose buone, lui vedrà delle cose buone in sogni, ma veramente è dall'altra parte che viene ha dato a lui una verità non giusta, in modo di farlo andare ancora più fuori del percorso della verità. E allora lui si sveglia, pensa che ha fatto un sogno che portava bene, ma in verità, perché lui e il suo colore è male, lui ha ottenuto esattamente quello che lui è. Per questo il discorso della tonalità dello stesso uomo è molto importante. Il uomo buono va a vedere i veri sogni. E quando l'uomo è a letto e dorme, la sua anima lo lascia e vaga avanti e indietro verso il mondo superiore ed entra, per quanto le è possibile, e numerosi bandi di spiriti puri che vanno attraversando il mondo, vanno a conoscerlo e vanno a saperlo delle cose buone. È importante. Ma se no, lui va a cadere nelle mani dell'altra parte, e l'altra parte
Noi non vogliamo sapere. E allora quello che ha fatto Yosef, lui ha visto il sogno di Faraone, ha interpretato il sogno di Faraone per il bene del popolo, il bene del Faraone, il bene dell'Egitto, il bene. E con questo bene lui si è fatto come un re e ha preso in mano tutto l'Egitto. Ma se lui le avesse dato una negatività senza avere anche il positivo, le cose sarebbero andate molto, molto diverse. Il discorso dello Zohar è di portare alla luce quello che noi dobbiamo sapere, non solo leggere nella Torah, non solo capire dal punto di vista della Torah, ma leggere attraverso il sotto delle righe, il dentro delle parole, il dentro dei pensieri, le cose che a noi oggi, tu e io, è di importanza. E ogni sera che noi andiamo a dormire e quando la nostra anima va via e entra in altri mondi, in altri posti superiori, quando viene purificata e quando ritorna a noi e noi ci svegliamo, noi dobbiamo sapere che siamo andati a prendere kochot, siamo andati a prendere forza, siamo andati a purificare il nostro spirito per un altro giorno di seguire quello che dice Torah. Ma se noi non seguiamo quello che dice Torah, quello non va a dare un segno positivo, o non va a dare un segno, o il segno viene visto in un altro modo, ma in verità siamo noi che decidiamo quale che ci saranno i nostri sogni. Perché, come abbiamo detto all'inizio, il pensiero, il desiderio che è pensiero, è l'inizio di tutte le cose ed enunziato è il completamento. Vuol dire, se noi pensiamo il bene, quello che viene la parola o quello che è l'effetto di tutto sarà buono. E se il pensiero che è il desiderio o il desiderio che è il pensiero non è buono dall'inizio, allora il suo colore
va a essere negativo. E io penso che con questo noi sappiamo esattamente che cosa dobbiamo fare prima di andare a dormire. Ci attacchiamo al tronco, alla parte più forte del albero della vita, e con il nostro pensiero e con la nostra preghiera prima di andare a dormire, noi iniziamo già il buono che va a portare la notte. Allora dormite bene, fate una buona notte. E ci vediamo nella mattina.